Ciao a tutti, in attesa di vedere domani sera Credo The Northman, ho deciso di rifarvi un recap dei primi due film, The Witch e The Lighthouse. Ovviamente questo video è dedicato al primo film, The Witch, che ho finito di vedere poco fa, quindi è una recensione a caldo e al tempo stesso a freddo, perché è un film che ho già visto diverso tempo fa, l'ho in Blu-ray, l'ho visto direi due volte, quella di oggi è stata la terza revisione, l'ho visto due volte quando l'ho comprato. Due volte abbastanza ravvicinate, adesso era un po' di anni che non lo vedevo più, quindi insomma l'ho rivisto anche volentieri. Robert Eggers, un'introduzione su lui, che dire, è uno dei registi horror che insieme ad Ari Aster e a Jordan Peele forse ha in qualche modo reindirizzato l'horror verso qualcosa di più interiore, di più metafisico, di più horrorifico da un punto di vista non splatter, jumpscare, ma proprio di sentimento, di quello che l'oro un tempo era, che non era semplicemente uno che mi gira a ammazzare persone, o fantasmi che passano sullo sfondo, o colpi di scena improvvisi. Insomma, questi tre registi negli ultimi anni hanno dato vita a loro modo, perché ogni regista, Eggers, Aster e Peele, si differenziano un botto l'uno dall'altro, sia per le storie che raccontano, sia per il come le raccontano. Sono un po' tutti e tre figli di quello che non venne compreso da Shyamalan negli anni 2000, perché se uno prende i film di Shyamalan, trova Shyamalan in tutti e tre i film, in tutti e tre gli stili registici, ma loro, a loro volta, se lo sono riuscito a fare loro. Cioè, hanno preso qualcosa di interessante da Shyamalan e lo hanno rielaborato, lo hanno rifatto, lo hanno portato dentro i loro mondi, le loro tematiche, le loro storyline. Ad esempio, Eggers è uno che per il momento non ha ancora fatto un film moderno e, a quanto dice lo stesso Eggers, non è interessato a farlo. Jordan Peele invece usa la modernità e l'orrore per raccontarti ancora il problema del razzismo in maniera molto forte, molto potente. Per ora abbiamo visto solo due film, ma è forse quello che più di tutti si avvicina a Shyamalan, anche a volte per come tratta il grottesco. E infine Ari Aster, che usa storie molto importanti, come la famiglia disfunzionale, come i problemi di coppia, per raccontarti un orrore di fondo molto potente, come appunto in Hereditary e in Midsommar. Quindi insomma, tre registi con uno stile visivo quasi simile, molto preciso, molto poco sporcato, molto poco dato ai movimenti di macchina, proprio uno stile freddo quasi, un po' alla Shyamalan, ma al tempo stesso diventato loro. Quindi sono tre che hanno letteralmente, in qualche modo, scardinato un cinema horror americano che negli ultimi anni era un po' veramente troppo simile un film all'altro e che ormai non spaventava più nessuno, anche perché i jumpscare bisogna anche saperli fare, appunto, non basta mettere il fantasmino sullo sfondo per spaventare, o quantomeno non basta farlo per spaventare tutti. Poi è ovvio che il pubblico medio davanti a un The Witch o a un Annabelle è facile che si diverta di più con un Annabelle, questo è ovvio, ma questo è il problema del, tra virgolette, blockbuster d'autore, blockbuster e basta, dipende da ovviamente dagli occhi di chi guarda, dal tipo di pubblico che si affaccia a questo tipo di film. Ma andiamo dentro a The Witch. The Witch è la storia di una famiglia, tutto il film ambientato nella loro, chiamiamola, casa, in questa landa desolata, circondata da un bosco, per l'appunto dei village, dove il film si apre con la scomparsa del neonato, del bambino più piccolo di questa famiglia, e da lì si insinua che il male possa essere tra loro. Si insinua che inizialmente si parla di un lupo, poi si parla di strega del bosco, poi si parla del fatto che la figlia, cioè la protagonista Anya Taylor-Joy, sia in realtà una strega. C'è un momento quasi di scarica barile l'uno con l'altro. Insomma, è un film che gioca tutto sul fanatismo, perché è un film molto metisce in una famiglia estremamente religiosa e ovviamente questa grande dedizione che questi personaggi hanno nei confronti di Dio, nei confronti della religione, li porta a essere quasi dei fanatici. Di conseguenza, appena uno grida al lupo, nel caso specifico alla strega, ma anche al lupo, è molto carino il parallelismo, e tutto si sfascia, perché poi il fanatismo è forse la cosa più pericolosa che esista in natura ancora oggi. Per questo Eggers piace raccontare storie vecchie, perché racconta la storia di oggi. Il fanatismo religioso è peggio di qualunque bomba, di qualunque guerra possa esistere. Il modo in cui lui la racconta attraverso i bambini più piccoli, i due gemelli, è qualcosa di estremamente ansiante e diabolico, perché questi bambini, che poi, come scopriamo nel film, effettivamente sembrano essere guidati dal demonio,
Non lo so, ti viene voglia di prenderli a metà film, ti viene voglia proprio di entrare nello schermo, prendere questi bambini, dargli due sberle o ucciderli direttamente perché sono veramente diabolici. E questo è messo in scena, cioè quando tu come spettatore provi la voglia di subentrare al protagonista perché non riesce a fare quello che vorrebbe fare, e caspita, il film vuol dire che funziona. La cosa più affascinante per quanto mi riguarda il film è che l'unico personaggio veramente innocente è la protagonista, che poi alla fine diventa effettivamente una strega davvero, perché cede l'anima al demonio. Perché? Perché sceglie di non tornare alle origini, sceglie di non tornare al proprio villaggio, sceglie di non tornare a essere schiava degli uomini, ma di liberarsi. Il finale è estremamente simbolico. Uno può vederci veramente quello che vuole nel momento in cui si spoglia e va verso la congrega di streghe. Che cos'è? È lei che si libera del fatto che è sempre stata usata da un mondo di uomini, perché lei pulisce, lei fa tutti i lavori possibili e immaginabili. Che cos'è? Si libera della famiglia, si libera di una famiglia che non le ha creduto, si libera delle proprie origini. Ci si può vedere veramente di tutto, non solo dentro la scena finale, ma proprio dentro questo film, che è una serie di scene messe in scena con una simbologia enorme. Ogni inquadratura sembra quasi un quadro, qui poi arriviamo all'aspetto fotografico, ma spesso e volentieri Eggers ricrea dei disegni, delle simbologie abbastanza venute fuori dal cinema, dall'espressionismo tedesco, ma se andiamo nella storia della pittura c'è un botto dei pittori giocavano a fare i sovversivi nell'andare contro la simbologia cristiana di quegli anni, che erano un po' obbligati. Cioè, se oggi i produttori obbligano i registi a fare cinecomic, un tempo si obbligavano i pittori a fare rappresentazioni di Cristo, ma i pittori da Raffaello, Botticelli hanno iniziato a giocare con questi elementi, cercando di fare sì quello che gli veniva richiesto, ma inserendoci dentro quel qualcosa che rendeva il loro quadro sovversivo. Mi ricordo, ad esempio, negli Uffizi, l'arcangelo che va a dire alla Madonna: guarda che aspetti Gesù. Ma l'attenzione di come è stato fatto il quadro non è su Gesù che nasce, quindi il Messia carino, ma su una donna che deve partorire un bambino che non sa da dove arriva, che non sa che cosa sia. Quindi un'attenzione alla donna che in quegli anni, figuriamoci, ancora oggi. E infatti The Witch è un po' figlio di questa roba qua. È un film dove di nuovo il femminismo regna sovrano, ma è un'interpretazione. Il regista non ti dà nessuna certezza che la sua voglia di fare questo film derivi da questo. In ogni caso, come dicevo, la cosa più affascinante è che il personaggio più innocente alla fine diventi il male, figlia di un fanatismo religioso, figlia di buone persone che a forza di essere religiose diventano effettivamente cattive, generando il male. Questo è un significato, secondo me, molto bello, che raramente si trova nel cinema di Hollywood, anche perché toccare la religione non è mai tanto semplice. È un po' come ho detto in apertura, Shyamalan ha fatto con i suoi film, cioè raccontare la propria fede, solo che Shyamalan è molto credente e quindi la fede volge al bene nel finale dei suoi film, qui la fede volge al male, perché questi sono troppo fedeli. E quindi se questa famiglia è fatta di un marito che mente alla moglie, figli che mentono alla madre, bambini quasi diabolici, che peccano quasi un po' di accidia, lei, che sembra veramente l'unico essere innocente in questo film, perché non mente a nessuno, anzi, la scena in cui non vuole dire alla madre perché ha fatto una determinata cosa per coprire il padre e il fratello, dimostra il buon cuore di questa ragazza. E nel finale, il fatto che sia lei a diventare la cattiva e che non voglia ritornare a un mondo di finzione è quanto ci sia di più vero nel dire che questo film è un film contro il fanatismo religioso, di come il fanatismo religioso, per quanto possa nascere da intenzioni, tra virgolette, buone, possa generare in realtà il male. Vorrei riagganciarmi un attimo al discorso che facevo prima sulla regia, di come in realtà Eggers nei totali abbia creato dei quadri. Spesso si dice: questo film assomiglia a un quadro, questo film ha la fotografia che sembra dei quadri in movimento. Mi viene in mente su tutti Barry Lyndon di Kubrick o I giorni del cielo di Malick, film dove veramente la fotografia è forse la cosa più bella di quei film. E di come per l'appunto sembrano veramente dei quadri. Kubrick ci giocava molto con Barry Lyndon. Robert Eggers non gioca a fare la fotografia figa per fare dei quadri. Robert Eggers gioca a ricostruire dei quadri. Nel senso, se uno va a riconoscere la simbologia che dicevo prima, dietro a determinati totali di Eggers, e va a collegarli ai quadri,
dalla quale lui si è fatto ispirare, troverà lo stesso identico significato dietro a quell'immagine. Su tutti, mi viene in mente adesso, bisognerebbe fare proprio un lavoro di ricostruzione del film, ma mi viene in mente adesso la scena in cui mangiano, è un totale con la cinepresa, diciamo, da un lato il muro, inquadra davanti, c'è il tavolo con la famiglia intorno, il padre a capotavola dall'altra parte rispetto alla macchina, una luce gialla, una candela che illumina la faccia e il fuoco che fa la luce gialla dietro. Caravaggio in tutto e per tutto. Caravaggio era un pittore tutto sommato positivo, ma al tempo stesso molto negativo, dove ti diceva che il nero che dominava i suoi quadri erano simbolo dell'oscurità del mondo, con un po' di luce a dimostrare che esiste speranza. La luce in questo film, la speranza in questo film è veramente poca ed è in qualche modo portata avanti dal personaggio di Anya Taylor-Joy, ma che poi alla fine anche lei perde la speranza davanti a un falò con tante altre streghe come lei. Quindi c'è un. La fotografia in questo film non è tanto narrativa, è proprio simbolica. La fotografia, tra l'altro, è lo stesso direttore della fotografia che ha fatto con Eggers il corto precedente, Brothers, del 2015, un corto che io l'ho visto tanti anni fa, ma non l'ho trovato sottotitolato, quindi ho fatto un po' fatica con gli dialoghi, però si capisce quello che si sta guardando e sembra The Witch, la fotografia è praticamente quella. Ed è anche il fotografo che fu nominato a Oscar poi per The Lighthouse qualche anno dopo, quindi è un collaboratore di Eggers, insieme creano lo stile di Eggers, perché spesso e volentieri noi diciamo questo regista ha questo stile straordinario, ma a volte il merito del direttore della fotografia che riesce a restituire quello che il regista vuole. Ci sono registi che cambiano continuamente direttori in base al film che fanno, ci sono registi che invece si affidano sempre lo stesso perché è la loro controparte. Gli dipende dalle capacità o meno che il regista ha di gestire la fotografia o quantomeno di avere la capacità proprio di fare la fotografia o di capirla o di disegnarla prima ancora di fare un film. Una cosa molto strana di questo film, che di nuovo dimostra quanto Eggers sia uno sperimentatore visivo, sarebbe interessante vederlo con un budget grosso, The Northman lo è, ma è ancora un film un po' particolare, comunque un budget tra i 60 e i 100 milioni che sono tanti, ma oggi non sono più i 100 milioni di 20 anni fa. Dicevo, sarebbe interessante vederlo con un blockbuster perché questo film, come The Lighthouse, ha un formato di ripresa molto strano, che è 1.66:1, cioè è il cosiddetto 16 non europeo di un tempo, ma considerando che poi The Lighthouse è, senza andare troppo nello specifico, un 4 terzi. The Northman, mi sono informato, in realtà è un formato molto più classico, cioè 2.35, quindi un misto fra i 2.33 e i 2.39. Ci sono formati sperimentali, ma quello è più classico cinematografico, quindi vuole restituire proprio un'esperienza grossa con The Northman. Qui 1.66, se è il 4 terzi della Lighthouse 1.33, questo 1.66, cosa vuol dire? Che è sempre quadrato, ma sul televisore lo vedrete con le bande nere laterali un po' più strette, quindi non vedrete tutto il televisore pieno, ma un pochino più largo del 4 terzi. Il 4 terzi restituisce la forma di scatola, no? Quindi qualcuno ti bloccato dentro, e al tempo stesso è il formato di moltissimi stili di pittura che c'erano in quegli anni là, di Caravaggio, di Botticelli, di Raffaello, tutta quella roba là. Questo perché? Perché di nuovo il formato panoramico, restituire un quadro con formato panoramico widescreen sarebbe impensabile, cioè sarebbe finto, mentre con le bande laterali nere crei un quadro, crei una tela, e i colori dipinti sulla tela di Eggers sono straordinari. Quindi la restituzione e la scelta del formato di ripresa va a sostegno della fotografia, che va a sostegno della storia che Eggers racconta. Questo è quello che si dice uno stile visivo che si sposa con uno stile narrativo. È ovvio, stiamo parlando di un film piccolo, per quello ho detto prima, sarebbe interessante vederlo con un mega film, se riesce ovviamente a mantenersi in questo caruggio, cioè in questa strada a non cambiare, a vendersi, lo vedremo nel tempo. Ha fatto solo 3 film, di cui io ne ho visti solo due, quindi ovviamente non posso fare un paragone con uno che ha fatto 30 film nella sua carriera, però chi ben comincia a metà dell'opera, si dice, per il momento, diciamo che tra i primi 2 film che ho visto sicuramente non ha ancora toppato. The Northman ha aperto con un incasso di circa 20-25 milioni globali, quindi sicuramente non un granché, faticherà ad arrivare a 60-70 milioni, anzi, per andare in pareggio e per incassare qualcosina dovrebbe superare almeno i 120-130, il che è praticamente impensabile. Anche in Italia il film è andato maluccio, nonostante avesse aperto quando è uscito mercoledì
In maniera positiva mi sembra che avesse aperto in seconda posizione dietro ad Animali Fantastici, poi però è ovvio che la gente che voleva vedere Eggers è andata a vederla al primo giorno, già adesso. Quindi insomma è stato superato da Pieraccioni, da non so quale altro film e ovviamente dagli Animali Fantastici. Bah, fa pensare un po' questa cosa come Hollywood a volte ragioni, su cosa è convinta che possa portare la gente in sala, perché dare 100 milioni di dollari a Robert Eggers onestamente... Il budget probabilmente di 60, ma dobbiamo quasi, quasi duplicarlo per una questione di marketing, quindi bah, anche fosse costato comunque solo 60, faticherà ad andare in pareggio, quindi è curioso. Detto questo, concludo dicendo che The Witch è un grandissimo film, non lo definirei nemmeno un horror, così come non sono horror quelli di Peele, così come non sono horror quelli di Aster, così come non sono horror quelli di Shyamalan, sono horror dell'anima, sono thriller, sono drammi, drammi raccontati tramite l'orrore. L'horror, il genere horror all'interno di questo film è assolutamente un pretesto per raccontare un dramma, un problema, un qualcosa che purtroppo in quegli anni e ancora oggi in realtà, almeno il fanatismo religioso, crea veramente parecchi, parecchi danni. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al suo secondo film, The Lighthouse. Non ho idea se il video uscirà prima o dopo The Northman, comunque uscirà. Ciao a tutti!